Gloria a Dio. Buongiorno e buon mercoledì a tutti quanti. Gloria al Signore. Il Signore è grande. La pace del Signore sia con tutti noi e rimanga sempre. Vi ricordo che se abbiamo sbagliato non trascuriamo che Dio Padre ci aspetta come il figliolo prodigo avviciniamoci Gesù e chiediamo perdono. E saremo ammessi. Ricordiamoci di non peccare più. Amen. Gloria a Dio. Mie cari nella grazia, non è che peraltro che vi sto ricordando questo, ma è solo per il semplice motivo che magari qualcuno che ha sbagliato o ha peccato pensa di non essere più idoneo alla famiglia di Dio. Tutti possiamo sbagliare nella vita e tutti chiedendo perdono il Signore ci ammette alla sua famiglia. Perché il suo amore è grande ed è potente, lo ha dichiarato nella sua parola attraverso il suo figliolo Gesù Cristo. Perciò uniamoci alla famiglia di Dio e restiamo fermi di non sbagliare più. Questo è il mio conghietto di stamattina. Gloria al Signore. Alleluia. Detto questo, accostiamoci alla preghiera.
se vi è possibile chinate il capo. Abbandoniamoci alla preghiera e lodando Dio chiediamo ciò che abbiamo bisogno. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa, Signore. Grazie, Signore, che il nemico ci mette questo sentimento di non essere più idoneo a te e alla tua famiglia. Ma ringraziato sia tu, Signore, attraverso il tuo figlio Gesù Cristo, che ogni giorno ci ricordi che tu ci aspetti a braccia aperte. Grazie, Padre. Alleluia. Perché se non fosse così, Signore, nessuno siamo degni di essere alla tua presenza ammessi. Saremo distrutti dal nemico perché siamo consapevoli che siamo carne e siamo sempre peccatori. Signore, grazie, Signore. Grazie che hai lasciato questo sentimento di purezza, di tranquillità, di benessere per ognuno qui presente, Signore, e lontano. Grazie, Signore, che chi si affaccia verso la tua presenza e come ho ripetuto altre volte, come Salomone dichiarò nella preghiera, chi si rivolge al tuo santuario, a Gerusalemme, nella tua dimora, sarà benedetto da te. E oggi, Padre, sempre ricordo chi anche da stamattina in poi ha peccato, ha dichiarato il falso, ha fatto tutte le cose che tu hai proibito, Signore. Se ancora stamattina in poi si mette in disposizione di amarti, di lodarti, di benedirti tutti i giorni della sua vita, Signore, accoglielo come quella pecorella smarrita, Signore. E se ancora non conosce questa via, o ha dimenticato, o il nemico gli fa pesare il suo peccato di non avere quella sensazione che tu ancora lo ami, Signore, manda il tuo angelo a fargli capire tramite lo Spirito Santo che tu ci doni per questo motivo, Signore. Grazie. Alleluia. Santo sei, Signore, meraviglioso sei. E vogliamo lodarti e benedirti stamattina più che mai, Signore, perché tu degno sei, non c'è Dio grande come te. Tu sei l'Alfa, tu sei l'Omega, tu sei tutto, Signore. Stamattina, Signore, più che mai, Signore, benedici ancora tutta l'umanità, benedici il debole, benedici l'ammalato, benedici le vedove. Oh Padre, benedici ancora i divorziati. Benedici ancora da più piccola a più grande in qualunque situazione fossero, Signore. E possono capire che c'è ancora vita chi si accosta a te. Vita con la V maiuscola. Grazie, Padre. Alleluia, Signore. Stamattina ancora ti chiedo benedizione per la mia famiglia, Signore. Benedici ancora mia moglie, Signore. Benedici ancora i miei figli, Signore, benedici ancora la mia nuora, ancora per questa sua partorenza, per questa predisposizione, Signore, di questa nuova creatura, Signore. Benedicelo, Signore, che possa al momento giusto non avere problemi, Signore, che possa nascere questa creatura come tu hai predisposto una volta, naturalmente, con gioia e con amore, Signore. E che il travaglio sia sensibilitato, Signore, come tu hai prefissato, Signore, che non ci sia nessuna angustia, nessuna difficoltà. Ancora benedici mio genero, Signore, fai che la calma, la tranquillità e il benessere rimanga in lui e con lui rimanga sempre, Signore. Aiutalo, Signore, a comprendere la vita, la gioia che tu vuoi donare a lui anche. Ti fa comprendere che esisti solo tu, Signore, non per altro, Signore, perché la realtà, tutti lo stanno accorgendo del travaglio, della chiusura, della grazia. E presto questa grazia, come hai detto, che si chiuderà, Signore, nessuno potrà entrare.
L'abbiamo visto con altre situazioni, Signore, con la barca di Noè, Signore, e tante altre cose, Signore, che si chiudono e non si aprono più. Grazie, Signore, benedici ancora i miei nipotini, Signore. Grazie, Signore. Benedici ancora le mie consuocere, sia quelle che sono in Sicilia che queste che sono qui in Germania vicino a noi, Signore. Benedici ancora i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, tutti quanti, Signore. Ti ringrazio, Signore. Ancora per ultimo, come l'ultimo aborto, Signore. Benedici me, sì, Signore, che possa fare di più, Signore. Fai che possa essere sempre nella tua via, Signore. Di non deviare né a destra né a sinistra, Signore, che possa... Signore, fare ogni cosa contro la tua volontà, Signore. Metti questo blocco, Signore, in me. Grazie, Signore. Solo la tua volontà. Ti ringrazio e ti lodo, Signore, nel nome del tuo figliolo, Gesù Cristo. Alleluia, Signore. Grazie, Padre. Ti ringrazio e ti lodo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Mia cara, nella grazia, ringrazio anche voi che avete partecipato alla preghiera e sicuri che non vi deluderà. Questa preghiera sarà sicuramente un motivo per voi, sì, perché è un motivo che sarà enorme. Perché chi si accosta alla preghiera ha tutto da guadagnare, niente da perdere. Vi saluto nella pace del Signore come se fossimo qui presenti, vi abbraccio e un grande bacio, un bacio con il cuore. Amen. Pace del Signore, a presto.